Next one will be Mr. Zoffoli. Grazie Presidente. L'accordo sul nucleare ha senza dubbio cambiato lo scenario in Medio Oriente. L'ostilità e la chiusura degli americani nei confronti dell'Iran e la loro alleanza con i sauditi sono stati per anni elementi fondanti della politica in Medio Oriente. Anche se una guerra aperta fra Iran e Arabia viene esclusa, è certo che in questa regione, oltre all'irrisolta questione israelo-palestinese, la rivalità fra Iran e Arabia e le divisioni fra sciiti e sunniti saranno sempre più determinanti. L'Unione Europea ha giocato un ruolo fondamentale nei negoziati sul nucleare iraniano con l'alto rappresentante Federica Mogherini, che ancora una volta ringraziamo. Questo accordo, che rappresenta ad oggi uno dei pochi segni di speranza, deve essere solo il primo passo per un dialogo più largo con l'Iran, che include temi regionali come i rapporti con la Siria, lo Yemen, il Libano, l'Iraq, l'Afghanistan, e che l'ultima azione saudita mira a mettere in discussione. L'Europa, impegnata in un'azione di stabilizzazione della regione per prevenire il terrorismo e il dramma dell'immigrazione, frutto delle guerre, deve evitare che le provocazioni da qualunque parte provengano mettano in crisi la faticosa ricerca della pace in Siria. Dobbiamo ribadire la nostra forte opposizione all'uso della pena di morte in ogni circostanza. Tutto ciò richiede comunque più Unione Europea, più Unione e più Europa. Mrs. Gomez. Ação do Sheikh Al-Nimr e 46 outras pessoas constituiu provocação irresponsável que só podia fazer escalar a tensão regional e global, visando obstruir as conversações de Viena sobre a Síria. Falhando em proteger embaixada e consulado sauditas, as autoridades iranianas, por seu lado, caíram na armadilha dos setores mais sectários.